Prima dell'accorpamento i due licei isernini, il classico Fascitelli e lo scientifico Maiorana, erano separati. Ora, dopo i tanti tagli fatti alle dirigenze scolastiche, i due licei storici di Isernia hanno trovato una casa comune ed un unico dirigente, Carmelina Di Nezza, anche se fisicamente restano e resteranno separati, perché l'anno prossimo il Fascitelli lascerà la sede provvisoria dell'ITIS di Viale dei Pentri per tornare finalmente nella sua dimora storica di Corso Garibaldi. Quindi una sola dirigenza ed un unico open day in Corso Risorgimento, dove gli studenti e i docenti di entrambi i licei hanno illustrato alle famiglie l'offerta formativa dei due istituti superiori. I nostri licei propongono una offerta formativa sicuramente molto vasta, ricca e diversificata. Per i ragazzi che evidenzino particolare propensione per le discipline umanistiche, come Francesca, è preferibile l'opzione del liceo classico, che abbiamo un po' diciamo attualizzato, introducendo elementi di diritto nel primo biennio e il laboratorio di teatro, che, in cui Francesca è particolarmente portata, e il laboratorio di archeologia. Elisa invece frequenta il liceo scientifico ordinamentare, per intenderci quello con il latino, che però dallo scorso anno abbiamo diversificato ulteriormente con un'opzione relativa all'area dei linguaggi, quindi sbilanciata sui linguaggi italiano, inglese, lingua inglese e disegno, e un altro potenziato sul versante scientifico. È un po' la riproduzione del vecchio matematico-fisico, nasce un po' dalla sintesi del matematico-fisico e del vecchio indirizzo Brocca. Insomma, è un'offerta amplissima, si può scegliere in tutti i modi e in tutte le maniere. Sicuramente, perché non dimentichiamo poi il più gettonato, almeno negli ultimi due anni, che è il liceo sportivo. E per accontentare un po' le esigenze di tutti i ragazzi che purtroppo non possono confluire nell'unica sezione attivata, abbiamo ci siamo inventati una opzione di scienze applicate a curvatura sportiva, per coniugare un po' le esigenze dei ragazzi sportivi con lo studio della matematica e della fisica. Ma perché scegliere il liceo scientifico? Lo abbiamo chiesto a una delle sue studentesse. Lo scientifico, diciamo che almeno personalmente, secondo me dà una formazione a livello globale allo studente, quindi permettendogli di affacciare ad un mondo lavorativo piuttosto ampio. Nel senso che lo scientifico non solo permette allo studente di formarsi da un punto di vista quindi matematico, fisico e chimico, ma anche a livello per esempio linguistico, della stessa lingua italiana oppure della lingua latina, comunque offre delle numerose basi su cui uno studente può successivamente apportarsi a livello universitario. Per le generazioni odierne scienza e tecnologia sembrano essere dominanti, e allora perché oggi nel 2017 un ragazzo o una ragazza dovrebbero scegliere il liceo classico? Lo abbiamo chiesto a una delle studentesse del Fascitelli. Il classico per me è una scuola meravigliosa che dobbiamo continuare a far vivere nel tempo. Visti i tempi di oggi, il liceo classico ha subito un piccolo calo e anche nella città di Isernia è stato un po' così. Io mi auguro che questa scuola venga rivalutata alla luce di tutto quello che può offrire, ovvero le materie letterarie, lo studio delle materie umanistiche, del latino e del greco, che sono fondamentali, lo studio delle materie scientifiche, che è stato potenziato, lo studio del diritto, oltre ovviamente a tutta l'offerta formativa che è presente all'interno della nostra scuola. Ci sono numerosi laboratori per chi ama il giornalismo, la scrittura, per chi ama il cinema e per chi ama il teatro. Quindi io consiglio vivamente il liceo classico, perché è una scuola che ti forma nel profondo.